il sogno della finale playoff per l'Alma Salerno. Il Palacilento infatti passa il fuorigrotta per 2-3, garantendosi così l'accesso alla fase finale della post-season. Un inizio di partita, quello dell'Alma Salerno, caratterizzato dalla tensione, figlia della grande voglia di raggiungere l'obiettivo. Il primo pericolo, infatti, arriva dal fuorigrotta che al quarto minuto colpisce la traversa. I padroni di casa provano a rendersi incisivi con un lungo lancio di Davy, colpito al volo dal defilato spisso. La traiettoria del tiro però è troppo angolata e la sfera termina al lato. Il risultato si sblocca al 12° minuto, quando Pasquale Roscigno subisce un fallo in aria, guadagnando un importante rigore per i suoi. Sul punto di battuta Facundo Galignanes, che non fallisce e porta i suoi sull'1-0. Il fuorigrotta prova a replicare senza successo, subendo anche l'espulsione per doppia ammonizione del numero 11 per fallo su Spisso. A tenere a galla i partenopei nel primo tempo è il portiere Foschini, che salva il risultato in almeno 3 occasioni, su Galignanes, poi su Davy e Melchiorre. L'estremo difensore del fuorigrotta è protagonista anche della parata ancora una volta su Galignanes, sul tiro libero concesso a 3 secondi dal termine, al raggiungimento della soglia del 6° fallo da parte della formazione flegrea. I secondi 20 minuti di gioco sono una vera e propria battaglia. Il fuorigrotta riesce a raggiungere il pareggio con l'Oasis e, poco dopo, anche a passare in vantaggio. Pronta la reazione dell'Alma, che al 5° minuto torna in carreggiata con un gol del capitano Davy, che batte Fuschino dopo un primo tiro respinto. L'Alma va nuovamente vicino al vantaggio, ma Foschino para ancora una volta su Davy, mentre Roscigno arriva in leggero ritardo sul pallone dopo che il capitano brasiliano dei Granata l'ha rimesso al centro. Il fuorigrotta finisce nuovamente in inferiorità numerica a 5 minuti dal termine, periodo durante il quale l'Alma assedia la porta avversaria senza però riuscire a concretizzare, cosa che invece riesce agli ospiti che, in superiorità numerica, vanno a segno con Perugino quando i padroni di casa sono con l'uomo in mezzo. La partita si chiude così e con essa si chiude anche la stagione dell'Alma Salerno, che rimanda così l'appuntamento con la promozione in Serie A2.